Eccoci qui ragazzi, bentornati nel canale di Danix. Torniamo con MotoGP 14, proseguiamo la modalità sfide campioni. Andiamo a fare la dodicesima sfida, Cadora contro Schwartz e Doohan. Pane di Cadalora, non so chi è questo pilota, comunque c'era anche nella precedente sfida. Mantiene un ritmo elevato per gli ultimi tre giri per mantenere il distacco da Schwartz e Doohan e vincere la gara. Ok, il circuito è Misano. Ah, eccolo qui, Luca. Ah, italiano. È italiano, sì, Luca Cadalora. Ma mai sentito. Vabbè, andiamo a fare questa sfida, ragazzi. Come sempre, a fare ma meglio, perché comunque sono molto difficili queste sfide degli eventi nella modalità sfide campioni, quindi le andremo a fare a meglio, non a difficile come l'altra modalità. Però il circuito non mi è affatto semplice. Misano comunque non mi piace, non è un circuito che mi piace a dirla tutta. Tre giri, siamo già primi. Già incidenti, Crivaglio già è andato a fare il botto. Ah, quindi vabbè, anche questa sfida partiamo da primi. Vabbè, abbiamo più o meno la stessa moto che avevamo nella precedente sfida. È uguale la sfida di Silverstone. Che qui abbiamo le gomme molto usurate, più o meno la stessa sfida di prima, perché io poi comunque sto continuando la registrazione delle altre sfide che ho fatto prima. Comunque è più o meno uguale, tre giri anche qui e resistere agli attacchi degli altri due che ci seguono. Sono due, sì. Prima era Silverstone, adesso è Misano World Marco Simoncelli, grande Sicci. È stato intitolato a lui questo grandissimo circuito della Riviera di Rimini, di San Marino. Non so se voi, qualcuno che mi segue, abita in queste zone vicino al circuito, la Riviera di Rimini. Non sarebbe male abitare vicino a un circuito, come per esempio Imola, un altro grandissimo circuito. Anzi, quello sì che è un grandissimo circuito. Direi, e lo paragono a Monza e Spa. Tanto qui andiamo a fare il secondo giro, anche qui dovremmo fare ben tre giri al World Marco Simoncelli, World Circuit Marco Simoncelli. Però come ho detto non è un circuito che mi piace, anzi non, proprio veramente non mi piace per niente, non. Ma l'ho già detto molte volte, molte puntate, quasi tutti i circuiti delle moto mondiali non mi piacciono, rari circuiti mi piacciono. Per esempio Bormio mi piace, Mugello mi piace e Sachsenring mi piace. Per il resto mi sembra che possiamo finire qui con i circuiti apprezzati, secondo il mio punto di vista. Nella calendario del moto mondiale non ce ne sono altri, tutti gli altri mi fanno cagare, veramente orribili. E poi tra l'altro comunque ve la dico tutta, io il moto mondiale non lo seguo, anzi non, veramente non mi piace neanche tanto. Preferisco nettamente sempre preferito nettamente la Formula 1 alle moto. Mi piacciono molto di più comunque le Formula 1 delle MotoGP. Però ma comunque ragazzi, questa moto dirla tutta non è affatto male, cioè veramente risponde bene anche nelle curve. Tra l'altro abbiamo le gomme quasi finite, sono più della metà consumate, ma veramente un boh, ottima moto. Ecco, anche questa sfida secondo me si poteva fare a difficoltà superiore. Io la sto facendo a meglio perché comunque non so se sono facili o difficili, quindi però dopo che vedete che sono facili potete dire qui va bene, la possiamo fare a difficile o reale. Ma ci sono veramente altre sfide improponibili che vanno assolutamente fatte a medio.
non oltre perché sono possibili. Senza contare che non abbiamo flashback, quindi sono improponibili. Piano, piano, perché siamo alle ultime curve delle World Marcos Simoncelli. È il nostro grandissimo Marco Simoncelli. Ho fatto veramente molto bene a intitolarlo al grande Sicil, il circuito di Misano, che comunque prima non si chiamava così assolutamente, si chiamava solo World Circuit Misano della Riviera di Rim, qualcosa del genere, non mi ricordo come si chiamava, però adesso l'hanno intitolato Al Sicil dopo la scomparsa di Marco Simoncelli, l'hanno intitolato a lui. Piano, piano, siamo all'ultima curva, vai così, sfrutta bene il cordolo. E anche questa sfida è molto breve, ragazzi, farò sempre un video a sfida. L'abbiamo conclusa, anche questa secondo me si può fare a difficile. Io l'ho fatta a medio, come ho detto, perché comunque per problemi di tempistica, per non ripetere sempre la sfida, perché altrimenti comunque è molto difficile, ma voi potete tranquillamente farla anche difficile al reale, perché dopo che vedi che è facile, allora sì, aumento la difficoltà. Comunque ci ho sbloccato le successive sfide che andremo a fare nei prossimi video, come sempre farò un video a sfida, quindi noi direi che ci possiamo anche fermare qui con quest'altra sfida della Mortal Sfida dei Campioni. Come sempre commentate, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, in descrizione trovate anche la pagina Facebook, Twitter, Google+, e noi ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti da Danix0689.